Tre anni dopo, la gara di Levane in notturna ha registrato un grande successo tecnico e di pubblico. Basta vedere queste immagini, una corsa speciale inventata da Ezio Mannucci. Non è un caso che questa corsa abbia onorato la sua memoria ad un anno dalla scomparsa. Una corsa che ha confermato le attese della vigilia, una vera e propria kermesse alla belga, che ha saputo tenere alta l'attenzione e la tensione sia tra il pubblico che tra gli stessi protagonisti. Ha vinto un giovanissimo, un 19enne originario di Tiene, Vicenza, Giovanni Zordan. Da poco ha ottenuto la maturità e quindi ha festeggiato con questo grande successo il risultato anche ottenuto a scuola, ma non dimentichiamo che è stato anche un nazionale juniores, quindi un ragazzo di sicuro avvenire. Una gara dunque che ha vissuto su un continuo dai e vai, con una fuga nel finale a due che si è risolta con l'allungo decisivo del corridore veneto, che sentiamo cosa ci ha dichiarato prima della premiazione. Un colpo da maestro. Sì, beh, sicuramente sapevo di stare bene, sentivo che la gamba girava e per fortuna è andata bene, dai. Sicuramente adesso di testa sono molto più tranquillo e basta, sono contento così. Che effetto fa correre di notte? Beh, bello, è stata la mia seconda gara di notte quest'anno e dà quella bellezza in più, secondo me, sì. Soprattutto se va bene. Tu, questo è il tuo bilancio stagionale finora? Beh, sicuramente sono partito dal mio punto di vista bene, poi dato che ho avuto gli esami sono un po' sceso di condizione, quindi non sono riuscito a performare come volevo, invece adesso ho appena fatto la maturità, quindi sono libero, diciamo, soprattutto di testa. Complimenti. Grazie mille.